Per la rubrica Anche i DJ leggono, oggi parliamo di In diretta, il gioco a gioia della mia vita, la biografia di Claudio Cecchetto. Claudio Cecchetto è uno dei personaggi fondamentali per noi DJ italiani. Uno dei padri della professione, oltre che un gran personaggio in tutto e per tutto. Questo libro è veramente uno spettacolo, è veramente appassionante. È corposo, ma si legge tutto d'un fiato, anche perché è appassionante la storia di Claudio Cecchetto. Claudio Cecchetto non è soltanto un DJ, non è soltanto uno speaker radiofonico, presentatore, talent scout, innovatore e imprenditore anche, uno sperimentatore sotto tutti i punti di vista, che ha avuto per la musica italiana una sua importanza veramente determinante. Sì, ok, lo so cosa stai pensando, il gioco a jouer non è qualcosa di cui andare fieri, possiamo anche essere d'accordo, ma il gioco a jouer è soltanto un puntino in una carriera più che trentennale di un artista completo sotto tanti punti di vista. Un artista che è stato più in gamba da dietro le quinte, produttore, talent scout, ed è veramente appassionante scoprire come nel giro di un tempo rapidissimo questo ragazzo della provincia di Venezia, di un piccolo paese, Ceggia, che è riuscito a farsi strada e ha letteralmente esploso nel panorama della musica e della televisione italiana. I suoi primi programmi, quel famosissimo e controverso Sanremo. Erano i primissimi anni 80, ma già quando muoveva i primi passi verso gli anni 70, sia nelle radio locali sia nelle discoteche, si scoprono tutta una serie di retroscena veramente interessanti per noi DJ. Cecchetto è un pioniere soprattutto delle radio libere e da Milano ha creato una struttura di network che ha fatto scuola per tutta l'Italia, sia a livello di radio pirata, sia poi quando le cose si sono fatte più serie, e allora anche sulla gestione del network. Prima con la fondazione di Radio DJ, poi con Radio Capital, strutture che sono diventate veramente imponenti, di cui poi sono entrate di mezzo altre logiche, ma è nato tutto qui. DJ, tra l'altro, è una parola inventata da Claudio Cecchetto, scritto DEEJAY, infatti gli stranieri non ridiscono perché è una parola che non esiste. Però era un concetto, era, appunto, aveva a che fare con il DJ disc jockey, che noi ben conosciamo. E lì poi tutti i personaggi scoperti da Cecchetto, da Sandy Martin, che non hanno molto da dire, a un Fiorello di cui tutti dovremmo esserne grati, e i vari, da Jovanotti, Amadeus, gli 883, anche molto carina la storia della nascita degli 883 e tutti i retroscena legati a questi personaggi. È stato produttore eccezionale, tantissime sono le hit nate dalla mano, dalla mente di Cecchetto, indipendentemente da quelle che ha fatto lui personalmente. Si racconta anche dei follow up del gioco a jouer che non hanno avuto il successo sperato, però da personaggi forse dimenticati come Tracy Spencer o i Via Verdi, personaggio fondamentale per l'Italo Disco, ma è stato anche un personaggio fondamentale per aver importato della musica in Italia, dal soul, al funk, la disco music, già negli anni 70, e per aver promosso dei dischi che poi sono diventati storici, ad esempio Mae Sciarona, nelle sue serate. Claudio Cecchetto è stato uno dei primi cosiddetti DJ attrazione, formula che andava di moda negli anni 80 e che ha fatto le tournée in tutta Italia. Metteva dischi, parlava in microfono. Tra l'altro, molto divertente la storia sulla serata in Toscana con Riccardo Scioni, nel quale è stato sabotato e gli hanno tolto l'eco. Tra l'altro, i Scionini esistono ancora e lo seguono fedelissimi in tutte le sue serate, e Riccardo suona veramente dappertutto ancora oggi. Mi permetto di fare soltanto una critica a questo libro veramente bellissimo e pieno di spunti per noi DJ. È una biografia un po' all'italiana, che voglio dire con questo? Gli aspetti più controversi sono molto sfumati e lasciati correre, forse per un eccesso di diplomazia, diciamo così. Magari non si voleva calcare la mano su alcuni
fatti controversi su alcune inimicizie o relazioni turbolente, diciamo così. Non è una biografia all'americana dove ci sono super rivelazioni o dove si va nel dettaglio anche di momenti forti. E questo è una piccola critica, pensando a come è avvenuto la famosa rottura con Linus. Mi aspettavo di trovare qualcosa di più, invece si è un po' soprasseduto, ma va bene così, è comunque un libro molto interessante. Commenta pure qua sotto nel video, sia su YouTube che su Facebook. Continua a seguire Essere DJ Oggi e un bel like.